Consigliere Nevoli, cosa sarà dell'Ilva? Non era un tema all'ordine del giorno. No, ma parliamo in generale, in genere. Cosa sarà del... Chiusura programmata delle fonti inquinanti e riconversione. È quello per il quale... La telecamera è l'obiettivo. Eh sì, però siamo... Sì, allora, sì, no, no, non cadiamo, no, ci mancherebbe. Ci mettiamo comodi. Chiusura programmata... Chiusura programmata delle fonti chiusura inquinanti. Chiusura programmata delle fonti inquinanti, è quello che c'è scritto nel Benissimo, contratto di governo. Benissimo, perfetto. Ma se andrà a Mittal... Ed è quello per il quale noi ci stiamo battendo. Se, benissimo. Ecco, e se, io, il consigliere Comunale Battista e i 5 partiti. Se Di Maio però dovesse assegnarla a Mittal, come reagirete? Innanzitutto questo ancora non lo sappiamo. No, se, ho detto se. Non lo sappiamo, abbiamo ancora qualche giorno di però, tempo. Adesso la palla passa al Ministero dell'Ambiente. Però se la si dà a Mittal, l'Ilva, chiaramente cambia la prospettiva. Cioè non è più chiusura programmata, ma... Purtroppo la tragedia continua. Vediamo quello che succede. No, ma dico, certo. Io sono abituato a vivere le situazioni. Sì, però il 15 settembre non è che manca molto. Lo so, ma oggi siamo ancora ad agosto. Massimo Battista, chiusura delle programmate delle fonti inquinanti e riconversione. Al momento, poi chi vivrà vedrà il 15 settembre, lo sapremo. Sembra che l'Ilva stia per andare a Mittal. Se così fosse, lei cosa farà? Le nostre posizioni non cambiano. Aspettiamo. Come consiglieri? Certo, io in questo momento sto parlando a nome e a titolo di Massimo Battista. Ecco. La mia posizione non cambia. Io la gente non l'ho mai presa. No, no, nessuno lo mette in dubbio. Continuo a non prenderla in giro. Aspettiamo, vediamo. Allora io... quello che accadrà, aspettiamo anche da quello che mi stai dicendo, se dovessi andare a Mittal, io ipotizzo che Massimo Battista dice io ho un mio percorso di vita, lascio i 5 Stelle. Allora Luigi, devi sapere che mi mancano sempre i pezzi, Mittal è in fabbrica, non so da quanto... Se viene da... Se, vabbè però... Però mi piacerebbe sempre dalla parte tua intervistare tutti questi consiglieri che stanno lo faccio che hanno venduto uno stabilimento il 27 giugno del 2017 non tenendo conto di quello che pensavano i lavoratori e i cittadini però no, io il, dicendo, scusa. La mia posizione Luigi non cambia però ti sto dicendo a me piacerebbe visto che fai il giornalista adesso intervistare di chi ha venduto quello stabilimento. L'hanno venduto i consiglieri comunali. Il PD l'ha votato. Ma il PD ha colpe enormi. L'ha venduto a Milano di nascosto in uno studio notarile, non tenendo conto del pensiero dei cittadini. Sì, della però dire... ti sto rispondendo e ti sto dicendo: il 15 settembre è vicino, attendiamo risposte. Però, la mia posizione non cambia, caro Luigi. Io dico solo una cosa: che i 5 Stelle avevano parlato di chiusura, ora stanno trattando con Mittal. Evidentemente, chiusura non c'è più. Io non aspetto, il 15 settembre mancano 10 giorni. Chi vivrà vedrà. Per noi rimane il contratto di governo. Rimane quello che c'è scritto nel contratto. Voi come consiglieri, però se quello così non fosse. Ed è quello che abbiamo detto in campagna. Benissimo, se così non fosse. E poi lo vediamo. Quindi lascerete i 5 Stelle se. Vediamo, poi vediamo. La coerenza lo imporrebbe. Vediamo il 15 settembre che cosa accadrà. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.